Hello everyone! Ragazzi, sono qui con Davide di Podcast Italiano e sono qui con Luke di Mille Canali. Te li linko tutti sotto. Lui parla tipo 10.000 lingue. Lui parla 10.000 lingue. 10.000 lingue. Io parlo un po' di lingue, ma parliamo anche i dialetti italiani? Un po' di paura perché non parlo nessun dialetto e penso che andrò molto male. Non so Luke se si sente più carico a questo proposito. Straniero no, però vedremo. Allora ragazzi, io ho chiesto a voi di mandarmi degli audio con delle frasi in dialetto. Vediamo come ce la caviamo. Iniziamo col primo. Il lombardo. I danei gli han fede carta per fai più là. Lo rimetto. Sì. I danei gli han fede carta per fai più là. I danei a fare carta. Ingoiare qualcosa? Carta. Carta, sì. Ingoiare la carta, come i ragazzini. Mangiano fare la carta. Più là. Più là cos'è? Potrebbe essere farli volare. Forse quindi... c'è anche una seconda parte, fammi andare un po' avanti. E gli han fai rotunde per fai burla. Ah. Fai rotunde per fai burla. Burla. È un R palatizzato, no? Burlare vuol dire prendere in giro in italiano. Qualcosa di carta per prendere in giro, regà, vediamo cosa vuol dire. Vuol dire i soldi li hanno fatti di carta per farli volare. Ah, era volare. I soldi li hanno fatti di carta, denari. E li hanno fatti rotondi per farli rotolare via. Ok, nel senso che uno i soldi li deve perdere quindi sì. Per non far lì. È bellissimo, fantastico. È come dire l'ultimo vestito non c'ha le tasche. Non lo conosco. Ah, è di Roma. Che vuol dire? Quando ti seppelliscono e ti mettono nella bara non ti servono le tasche. Quindi è come dire devi spendere i soldi. Bellissimo questo detto, lo userò. Friulano? Friulano. Gioldi, finché si può, sia sempre tempo di partire. Io penso di aver capito la seconda parte. Finché si può, sia sempre tempo di partire. Partire, io avevo capito patire. Come... No, forse è patire. Nella so. Mia testa era tipo divertiti finché puoi perché a soffrire fai sempre in tempo. No, ha più senso. Però non lo so se me lo sono fatto in testa. Ma la prima parola era divertiti, come hai fatto? No, ho fatto fill in the blanks. Perché sembrava tipo una sorta di suono proveniente da qualche profondo, non so, gutturale. Sentiamo di nuovo, sentiamo di nuovo. Gioldi. Finché si può, sia sempre team di patì. Gioldi è un verbo, no? Io ho dato la mia risposta. Godi finché si può. Ah, godi. Però non so. Finché si può, si puoi? Io pensavo sì, patire. Patiri in latino, eh? Godere finché si può, c'è sempre tempo per soffrire. Ah, wow! Soffrire, patire. Sì, un fantastico. Punto per la romana, 0 per l'americana. Ma io non farei una competizione. Qui serve un lavoro collaborativo. Cioè, se competiamo tra di noi, finisce molto male. Perché è andata così? Se avessi fatto il punto te, avrei detto che era un lavoro di squadra. Ah, ok, ok. Ovviamente. Pugliese. Io ci facendo un calla casa squaglia. Ok. Dai, questa è facile. Questa... Io ci facendo un calla casa squaglia. Fa molto caldo. Molto caldo che? Non so. Cioè, però poi la prima parola non l'ho capita. Neanch'io, sarà fa un caldo. Oggi. Insomma dice oggi. Ah, oggi. Volesse tenere un timbo e lasciarmi asciatta a mare. Ah, aspetta, ma c'era il continuo. Andare a mare. Vorrei avere il tempo di farmi una nuotata al mare. Sciato è spirare in napoletano, no? Vicino a sciata tuie. Oggi fa così caldo che ci si scioglie e vorrei avere il tempo di andarmi a buttare, inteso come tuffarmi. Amare, tuffarmi. Era sciato, era tuffarsi. Beh, l'avevamo capito. Però dai. Mezzo punto a te. Mezzo su mezzo. Sendo io. Grazie per aver aggiunto. Genovese. Genovese. Fammi ricordare Fabrizio De Andrea un attimo. Ok, sono Genovese, risureo, stringo i denti e parlo ceo. La prima parola sarà genovese. Genovese. Secondo me è tipo risorgo, risurreo. Un po' troppo. Tunzenese, risureo, stringo i denti e parlo ceo. E parlo al cielo. Avrebbe senso nell'interpretazione religiosa della risurrezione. Sì. Per quale motivo un genovese dovrebbe risorgere? Cioè... Sono genovese, rido di rado, stringo i denti e parlo chiaro. Accidenti. È un po' diverso. Qua siamo stati creativi su questa. Foggia, si fa. Foggia, dai, mi devi dire tu. Nze fat né cavd né fred. Nze sembra giorno.
quindi forse oggi fa né caldo né freddo, no? Ziua in rumeno vuol dire giorno, ziua. Non parli anche rumeno? Non parlo, però ho studiato un po'. Però io sono un ze. Ze, non si è. Parla al microfono. No, la mia ipotesi da dietro la telecamera è che ze non si è, forse, non si è fatto. Non si è scomodato affatto, come se non fosse successo niente. Okay. Ah, non gli ha fatto né caldo né freddo. Nel senso di scomodarsi? No, nel senso non mi ha fatto nessun effetto. Perché non ho nessuna reazione. Napoli? Napoli. A court, cacussi piglio pera. A court. Attento. Che così. Pigli le pere. Pigli le pere. Tipo di pigli due ceffoni. Le pere sono più altre cose, diciamo. Non lo so, ma è... Andrei con il tuo. Prendi ceffone. Attento che sennò ti prendi un ceffone. Stai attento. Che così prendi piede. Traduzione napoletana. Stai attento che così prendi fuoco. Ho due domande. Uno, perché prendere piede vuol dire prendere fuoco. E due, perché uno dice attento a non prendere fuoco. Cioè, no, comunque siamo pessimi. Cioè, pessimi. Cosa abbiamo? Vicentino. Ciao a tutti. Me da chiamare Maria dal Marcà. La me da dito de muoversi in pressa perché è così soba e che si un futio de gente. Ciò ricemo de sarpare a fora, gavi capio? È un po' Posso tradurre qualcosa? Più o meno ho capito. Davvero? Sì, ci sono... ho capito abbastanza bene. Cioè, alcuni pezzi. Andiamo pezzo per pezzo. Ciò tose, me da chiamala Maria dal Marcà. Ok, mi ha chiamato Maria dal mercato. Ciò cos'è? Mega, all'inizio. Mega, perché avere in molti dialetti al nord vuol dire avere, gavere con gavere. La G. Gavere? Sì, perché la G è tipo il nostro c'avere. C'avere è tipo è il corrispondente di C. Quindi gacha ma vuol dire mi ha chiamato. Ma all'inizio è ciao a tutti. Quello non ho capito all'inizio. Ma dice ciao Tosi, ciao ragazzi. Tosi, ragazzi. Ciao ragazzi, mi ha chiamato Maria dal mercato. Mi ha chiamato la Maria dal mercato. La mega dito de muoversi in pressa perché ancora. Mi ha detto. La mega dito, ok. Mi ha detto. Sembra mega dito, veramente. La mega dito. Perché. Non è mega dito. Okay. Mega. Perché ga è sempre A. Dito molto grande. Mi ha detto. Greco, mega. Sì. Col suo mega dito mi ha detto. Mega dito. La lei sarà o quella. La mega dito de muoversi in pressa perché ancora. De nuova sempressa. Muoversi. Di muoversi di fretta. Di far veloce, di sbrigarmi. Presa. Perché è una cosa soba e che si un futio de gente. Una cosa sopra. Così soba. Perché, cosa sopra. Perché questa cosa e perché c'è un fottio di gente. Un fottio vuol dire tante persone, se non lo sai. Turba gentis. Sì, esatto. Quello. Fare qualcosa perché c'è molta gente, c'è un fottio di gente. Ciao. Ricemo de sar parafora, gavi capio? Lo risentiamo parafora. A me da dito de muoversi in pressa perché è così soba e che si un futio de gente. Ciò, ricemo de sar parafora, gavi capio? De sar parafora, de sar, dejar, lasciare. Parafuera. Poi alla fine avete capito, no? Lasciare capito fuori. C'era. Capio, avete capito. Era la fine. E prima della fine c'era... Ciò. Ricemo de ser parafora, gavi capio? Ciò, ricemo de ser parafora, gavi capio? Mettiamoci una sciarpa per fuori. Per fuori c'è. Afuera, sento afuera. Ricemo? Riceviamo, no? Riceviamo fuori. Cavolo, stavo andando bene su questa. Mettiamoci una sciarpa per andare fuori perché... Non so. Vabbè, non lo so. Sentiamo. Traduzione. Oh ragazze, mi ha chiamato la Maria dal mercato e mi ha detto di muoverci velocemente perché oggi è giovedì e c'è un sacco di persone e rischiamo di rimanere fuori. Avete capito? Ah, avete capito? Ma fuori era rimanere. Era rimanere. Giovedì. Soba.
Zoba, hai giovedì ragione. non c'era. Beh, dovevo capirlo perché in piemontese è Jobia. A proposito, i punti non si contano quando tu non ricevi dei punti, no. Ho notato. Mi sembra di essere quello che ha contribuito di più a questo audio. Ma tanto siamo un lavoro di squadra, non ci sono più. Ah, un lavoro di squadra, ok, ora non lavoro di squadra. Vabbè ragazzi, parliamo tante lingue, io non mi sento per niente forte nei dialetti italiani però. Quindi vuol dire che aver studiato lo spagnolo, il francese, parlare bene l'italiano, il giapponese, aiuta fino a un certo punto. Punto, perché secondo me non so perché non riesco ad applicare tanto. Secondo me che sono anche tanti dialetti del nord, a parte, vabbè, abbiamo visto il foggiano e il napoletano, però su quelli forse siamo andati meglio. È interessante perché avete mai parlato con, non so, uno spagnolo parlando solo in italiano voi? Parlo spagnolo. Sì, io una volta, si può andare, è interessante. Ci sono molte somiglianze tra le lingue standardizzate, romanze, mentre nei dialetti può essere molto più pesante, più difficile, infatti bello. Quindi possiamo goderci delle lingue straniere nel proprio paese. Beh dai, comunque abbiamo capito dei pezzi, cioè. E tu sì, abbastanza. Vabbè ragazzi, io vi ringrazio, lascio i link ai loro canali in info box. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un commento, un like, iscrivetevi anche al mio Instagram. E a loro pure. Ciao. Ciao. Ciao.